Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace e la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco divenire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico nemmeno me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fa il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come la luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta lontano dal male e fai il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Alleluia, alleluia, alleluia.
sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Gesù ci dice nel Vangelo: voglio che siano nella gioia e la loro gioia sia piena. Quindi la presenza del Signore è fonte di gioia. Ecco perché nelle varie manifestazioni a Maria, ai pastori e quant'altro, c'è sempre un invito gioioso. Rallegrati, vi annunzio una grande gioia che è per tutto il popolo. Quindi è la presenza del Signore che genera, determina, realizza la gioia. Quindi se abbiamo il Signore con noi, ecco, non dovremmo avere le facce permanenti da Venerdì Santo, ma essere persone positive, non nel senso del coronavirus, gioiose. Esprimere la gioia dell'appartenenza al Signore, la gioia della sua presenza in mezzo a noi, la gioia di vivere con Lui, di vivere in Lui. Ecco perché gli apostoli non possono digiunare, perché Gesù è presente, e quando Gesù è presente non è necessaria la penitenza. La penitenza serve per preparare. Ma una volta, no, che si realizza l'evento della presenza, la penitenza ha già fatto la sua parte. Ma spesso anche il nostro cristianesimo è un cristianesimo, potremmo dire, flagellante. In passato c'erano anche dei movimenti flagellanti che adesso confluiscono anche in certe tradizioni del Venerdì Santo, anche lontano da noi. La vita stessa si presenta con le sue prove. Non c'è vita senza sofferenza. Già nasciamo nella sofferenza per le nostre madri, no? Anche se adesso si parla di parto indolore, no? È tutta una sofferenza. E quindi viviamo la vita nei vari momenti, come dice il Coelet: c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per gioire, un tempo per soffrire,
un tempo per amare, ma l'altro tempo lasciamolo perdere, perché non dobbiamo odiare. Quindi un tempo per ogni cosa. Ed entrare nel tempo di Dio per noi significa entrare nella dimensione senza tempo. E questo diventa anche il fine della gioia. Perché la condivisione finale del gaudio, come si dice, eterno, è la dimensione della gioia che si realizza nell'eternità beata. Gioia e beatitudine quindi coincidono: la beatitudine della presenza, la gioia dell'essere con il Signore. Ecco perché Maria nel Magnificat dice: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché in lei la presenza del Signore diventa presenza anche fisica. Lo dicevamo poco fa, no? Citando Tommaso d'Aquino. Maria è il talamo nel quale avviene la congiunzione tra la natura divina e la natura umana, senza confusione, senza mescolanza, eccetera, ma nell'armonia perfetta, perché si realizzi anche per noi nella dimensione della vita spirituale, la vita divina che ci è stata donata nel battesimo. Amen. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono in gloria, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu solo sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Oh, sorry.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora eleviamo al Padre la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla sua messa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato. Preghiamo, o Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. E adesso eleviamo la preghiera alla Madonna della Milicia. Da questo santuario a te dedicato in Sicilia, col titolo di Madonna della Milicia, ti salutiamo con fede e ti proclamiamo beata, o Maria, nel cui purissimo seno Cristo, Figlio di Dio, si è incarnato, facendosi uomo come noi. Accetta le suppliche del tuo popolo, o Vergine Madre di Dio, e intercedi presso il tuo Figlio, perché ci liberi da ogni pericolo e da ogni male. Fa, o Vergine Santa, che quanti ci diciamo cristiani possiamo vivere nell'amore, impegnati nel servizio di Cristo e dei nostri fratelli bisognosi, per arrivare dopo le prove di questa esistenza terrena all'eterna gioia della celeste patria. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.